Buongiorno a tutti e bentornati su Shiva Produzioni. Come ogni cinefilo a Roma che si rispetti, sono andato al Nuovo Sacher a vedere l'ultimo film di Nanni Moretti, Tre piani. Le storie sono tre, ambientate tutte nello stesso palazzo, tra vicini di casa che si conoscono. La prima è quella di Lucio, che sospetta che il vicino Renato, con un principio di Alzheimer, abbia molestato la figlia. Questo lo porterà a stringere un rapporto con la giovane nipote dell'anziano. Poi abbiamo Dora e Vittorio, con un figlio scapestrato, Andrea, che una notte ubriaco investe e uccide una donna. Ad assistere all'incidente c'è Monica, che quella stessa notte partorirà sua figlia Beatrice. Il padre Giorgio è sempre via per lavoro e lei svilupperà una depressione allucinatoria che la porterà ad accogliere in casa il fratello del marito, in fuga per truffa. Nanni, come mi fai piangere tu, non ci riesce quasi nessuno. Già con mia madre uscì dalla sala affogato nelle mie stesse lacrime e anche qui ero davvero disperato. Moretti riesce a colpire perfettamente la mia sensibilità, non ci posso fare niente. Tre piani è stato aspramente criticato da pubblico e critica, appunto, ma io, sinceramente, non ho proprio nulla da rimproverargli. Storie di un'umanità distruttiva e coinvolgente che, come fece Kieslowski con il Decalogo nel suo condominio, rappresentano l'universo essere umano. Il film è stato tacciato di estrema inutile drammaticità, cosa su cui non sono d'accordo. Non mi è sembrato un film morale e strappalacrime, ma al contrario un'opera sulla sofferenza che deriva da un'impressione e da un pregiudizio, e dalle parole, argomento cardine del cinema di Moretti, cosa che tecnicamente appunto il regista riesce a realizzare in maniera dir poco eccellente. Molto spesso ci troviamo a giudicare certe sequenze che di fatto sono innocenti, sono semplicemente raccontate, ma che mettono in dubbio lo sguardo dello spettatore, portandolo a empatizzare con l'uno o con l'altro personaggio. Uno sguardo morale, per citare il critico Serge Tubiana sui Cahiers du Cinéma, ma non moralizzatore, che anzi lascia spazio allo sguardo dello spettatore. Mi spiego subito perché il tema dell'impressione è fondamentale in tutte le sue declinazioni. Facciamo un esempio per storia. Quando Lucio e la moglie vanno a prendere la figlia, l'anziano sta facendo cavalluccio con la bimba e prima di salutarla vuole due baci. Questa scena, nella sua innocenza, perché a tutti gli effetti sono solo un vecchio e una bambina che giocano, a me personalmente ha fatto scattare qualcosa, come se ci fosse qualcosa che non andava, nonostante non ci fosse. Quando poi il vecchio e la piccola si perdono nel parco da soli, il nostro sospetto con quello di Lucio cresce e la scena prima si modifica ancora. Questa è una perfetta rappresentazione dell'impressione e del pregiudizio. Ormai siamo tutti devastati dalle notizie e dall'iperprotezione verso i bambini, che non si riesce più a vedere un gesto tenero limitato a quello che è. Abbiamo sempre paura ci sia qualcosa di losco e perverso. Questo porterà Lucio ad approfittare della nipote del vicino di casa, la quale, innamorata da sempre di lui, voleva effettivamente andarci a letto. In questo Nanni è stato abilissimo a non dirci l'età fino a che l'atto sessuale è stato ormai consumato. Lucio dunque si macchia di un comportamento simile a quello da lui ricercato. La sua mancanza di informazioni rispetto a ciò che è accaduto nel parco lo porterà ad agire senza informazioni, ovvero l'età della ragazza. L'età del consenso in Italia è 14 anni e per me è abbastanza assurdo che a quest'età si possa andare liberamente con persone anche molto più mature. Quando c'è una grande differenza d'età, la manipolazione, più o meno conscia, è presente nella stragrande maggioranza dei casi, poiché è l'esperienza conclusa della maturità che in un modo o nell'altro approfitta del fascino che questa esercita su una giovane mente che ancora non è in grado di prendere decisioni importanti, perché la parte del cervello che è adibita al valutare le conseguenze si sviluppa nella sua totalità tra i 18 e i 20 anni. Moretti, di nuovo abile con impressione e pregiudizio, sceglie un'attrice che effettivamente sembra maggiorenne e un personaggio che sembra consenziente. Passiamo ad Ore Vittorio. Noi con loro abbiamo un'impressione e un pregiudizio sul figlio che pare uno stronzo coglione, non sembra sentirsi in colpa verso l'omicidio stradale, pensa solo a non finire in carcere e chiede aiuto ai genitori giudici solo da questo punto di vista. Questa è l'impressione che dura più a lungo nel film, sembra essere davvero senza speranze, egoista fino al midollo. Come abbiamo inizialmente l'impressione che i due siano ottimi genitori, cosa non troppo vera. Vittorio è stato infatti un padre molto molto severo. E non dico altro per non fare spoiler, ma il concetto di impressione nella storia di Dora è realizzato da Dio in un'altra scena, e qui uno spoiler ci sarà, per cui andate a questo minuto per saltarlo.
Il film attraversa oltre 10 anni della vita dei protagonisti e nell'ultima parte scopriamo che Vittorio è morto. Mentre Dora è in macchina a ricordarlo, il controcampo mostra il vicino di casa, il marito di Monica, che passa e che sembra proprio Vittorio. Nanni Moretti prima ci fa entrare nel ricordo di Dora, per poi, appena visto il vicino, pensare a una scena ricordo che poi in realtà scena ricordo non è. Passiamo a Monica, che concretizza l'impressione in maniera molto cinematografica, con le sue visioni di cose che non ci sono, ma anche nell'immagine del cognato che si crea. Il marito non vuole più saperne del rapporto col fratello, ma Monica vorrebbe dargli una possibilità, dettata da un grande regalo che il cognato fa alla bambina. Lei dunque costruisce un'impressione su questa persona, dettata soprattutto dalla solitudine che deve affrontare a causa dell'assenza del marito. E il film è pieno di queste immagini, impressioni che guidano effettivamente lo sguardo dello spettatore in vie diverse, per poi cambiarle o confermarle o per lasciarle nel nulla, perché a tutti gli effetti la nostra vita è un susseguirsi di mancanza di informazioni e giudizi basati proprio su questa mancanza di informazioni. Il pregiudizio in psicologia sociale è spesso una distorsione cognitiva. È un modo di vedere la realtà solo dalla nostra prospettiva e dai punti di vista preesistenti che abbiamo verso una persona o un argomento. Tra i vari bias cognitivi a cui siamo soggetti ogni giorno, ce ne sono un paio molto ben realizzati da Nanni Moretti. Innanzitutto la fallacia di Gabler, ovvero la tendenza a dare più peso a ciò che è accaduto in passato e che ogni evento presente ne sia influenzato. Guardiamo il cognato di Monica, guardiamo il figlio di Dora e Vittorio. Nel primo caso Giorgio non vuole nemmeno sapere se il fratello è cambiato. Nel secondo caso Andrea non può essere cambiato così tanto. E noi con loro pensiamo le stesse cose. L'altro bias è quello della negatività, ovvero la tendenza a concentrarsi sugli elementi negativi che vengono considerati più importanti. Guardiamo Lucio, come si concentra sugli aspetti strani del rapporto tra Renato e sua figlia, e noi con lui. Dire dunque che un film come Tre Piani non sia riuscito, quando il regista riesce perfettamente a metterti in determinate condizioni, tanto da farti sentire in colpa, è un crimine. Imprimere così bene un'impressione sociale su pellicola non è affatto facile. Imprimere, impressione, cinema, fa tutto parte dello stesso grande gioco, un gioco molto drammatico in questo caso. Il critico Dario Tomasi, in un ironico ma non troppo post su Facebook, ha detto qualcosa tipo: alla fine Nanni Moretti un film horror lo ha fatto. Ed è comprensibile se pensiamo agli orrori rappresentati in Tre Piani e al come sono inscenati. Il sospetto, la rabbia, la visione, la violenza della realtà fuori e dentro il nostro animo, il vedere qualcosa che non c'è, la vittima che si macchia delle stesse colpe del presunto carnefice per uno scopo di difesa. Sono tutti elementi che nel cinema dell'orrore ci stanno. Insomma, parlerò anche da fanboy di Nanni Moretti, ma per me Tre Piani è l'ennesimo potentissimo film del regista che ormai fa del dramma la sua essenza scenica e lo fa perfettamente, ma senza dimenticare i temi che portava avanti con la commedia. E lo fa con una semplicità rappresentativa che tutto sommato è solo sobria. Abbiamo sicuramente bisogno oggigiorno di un Michele Apicella, ma se guardate bene lo trovate in tutti i film di Nanni. E con questo vi saluto. Bella regà, che il cinema sia con voi.